Sono sicuro che almeno una volta nella vostra vita avete visto un file di Word o Excel o PowerPoint. Ma voi sapete cos'è un file Word? Sì, lo so, quello che molti di voi stanno pensando è un file XML. Ma non è così semplice. Per scoprirlo, continuate a guardare questo video. Ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di AFK Under the Hood, dove vado a scavare sotto la superficie nel mondo dell'informatica, di internet e anche della tecnologia. Prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che da tenervi aggiornati sugli altri contenuti che pubblicherò su questo canale. Adesso andiamo al nocciolo della questione, prenderò come esempio il file di Word. Ma la stessa cosa vale per PowerPoint o Excel. Fino al 2007, Word, che è incluso nella suite di programmi di produttività di Microsoft, salvava i file in Word in formato .doc. Dal 2007 in poi, questo fu cambiato con un formato chiamato .docx. Non hanno aggiunto solamente una X. È cambiato molto. Prima di andare ad aprire il contenuto di questo tipo di file, cerchiamo di capire cosa ha spinto Microsoft ad andare da un formato a un altro. Perché, come dicevo prima, la stessa cosa fu fatta per Excel, che andò da XLS a XLSX. La stessa cosa per PowerPoint, che andò da PPT a PPTX. Il motivo di questo cambiamento fu da un'apertura da parte di Microsoft per favorire altri programmi di produttività. Questo nuovo formato garantisce nuova compatibilità con programmi esterni a Word. Se siete per esempio degli utenti Linux, sono certo che vi siete imbattuti su OpenOffice, quello che adesso si chiama LibreOffice. OpenOffice, diciamo che tra virgolette cambia nome in LibreOffice, ma lì c'è tutta una storia dietro che potrei anche farci un video. Ora, non è che Microsoft, diciamo, è famosa per questo genere di aperture. Tra l'altro è anche vero che la stragrande maggioranza dei computer desktop utilizza Windows e quindi, molto probabilmente, utilizzeranno Office, soprattutto nelle aziende. E di fatto, io stesso ammetto che è un programma molto utile. Io lo utilizzo molto spesso per lavoro, non proprio Word. Io utilizzo per lavoro molto più Excel. Parlando del vecchio formato .doc, c'è da dire che è un formato proprietario di Microsoft, che solamente Microsoft sa com'è fatto e sa com'è organizzato quella lunghissima stringa di byte che poi permette al programma Word di farci vedere il nostro documento sullo schermo. Quando iniziarono a presentarsi nuove alternative alla suite di Microsoft Office, per esempio OpenOffice, il grande ostacolo che avevano gli utenti era quello di non poter aprire i file doc. Allora quello che accadde è che i programmatori di questa, diciamo, alternativa a Microsoft Office si misero d'impegno e cercarono di capire come era fatto il file.doc attraverso un processo di reverse engineering, ovvero di ingegneria al contrario. Nel frattempo questi programmi permettevano di salvare i documenti sotto un altro formato, e tra l'altro uno di quelli più famosi è il file.odt, che tra l'altro è quello tipico di OpenOffice. E di fatto ci riuscirono. Infatti, se voi apriste LibreOffice potete tranquillamente caricare e salvare un documento in file.doc. Nello stesso tempo Microsoft a un certo punto si decise a rilasciare le specifiche con cui era stato progettato il file.doc. Non erano tutte le specifiche, ma comunque era un grosso punto di partenza, specifiche che pubblicarono, tolsero e nuovamente misero disponibile solamente su richiesta. Loro già stavano lavorando al formato di oggi, il file.docx, o docs, come si dice. Io dico docx, perché da quel che ho letto Microsoft ci lavora dal 2000 e finalmente diventò utilizzato nella suite Office dal 2007. Se voi guardate in giro, sicuramente vedete che il file.docs è un file di un formato che viene chiamato Office Open XML. E quindi voi potete pensare, beh, è un file XML. Per quelli che non sanno cos'è un file XML, è un formato di file che estende, diciamo, HTML, che è il linguaggio utilizzato per fare le pagine web, o meglio l'interfaccia delle pagine web, che viene utilizzato per tante cose, anche per fare dei piccoli database. Quindi abbiamo concluso, il file.x è un file XML, quindi è un normalissimo file di testo, e no. Io quando ho scoperto questa cosa, che tra l'altro l'ho scoperta molto recentemente, circa 2 anni fa, mi è scoppiato il cervello. Dunque, io ve la dico, state calmi, sedetevi e rilassatevi, perché il file.docx, la stessa cosa come dicevo poco fa, vale per Excel e PowerPoint, non è altro che un normalissimo file zip.
Beh, qualcuno mi potrebbe dire, non è un file zip, l'estensione è .docx, non è .zip. Il tipo del file non la fa l'estensione, il tipo del file è fatto dal suo contenuto. In particolare, gli sviluppatori, quando creano un nuovo formato di file, mettono una sorta di macca dal bollo all'interno del file che dice che quel file è di quel tipo. Tipicamente questa marca da bollo si trova nei primissimi byte del file e chiamo questa marca da bollo col suo nome, che è semplicemente magic number. Ogni formato ha un magic number e che ne identifica il formato. È vero che l'estensione ci aiuta a capire esattamente dal punto di vista dell'utente cos'è quel file, però tu puoi semplicemente rinominare per esempio un file.jpg in un file.exe. Il fatto che tu l'abbia cambiato in .exe non lo rende un eseguibile. Resta sempre un'immagine, infatti, se tu lo rimetti di nuovo .jpg, ritroverà la tua immagine. Quello che vedete qua a schermo è una lista di alcuni magic number. Questa lista la trovate online dappertutto, io vi mostro qua su Wikipedia. Andiamo a vedere qual è il magic number del file.zip. E andiamo anche a vedere il magic number del file Word. Come potete ben vedere, il file zip ha 3 magic number, caratterizzati da 4 byte. Come potete ben vedere, i primi 2 byte sono praticamente uguali, gli altri 2 cambiano. Il primo identifica un normalissimo file zip, il secondo identifica un file zip che è vuoto, il terzo è quello che viene chiamato spanned archive, un file zip che è diviso su più file. E guardate qua, lo stesso magic number è sia per file zip, docs, pptx e xlsx. C'è nel mezzo anche aptk, che è il formato delle app di Android. Se non avete ancora visto il video che ho fatto su Android, ve lo lascio qui sopra sulla scheda, così potete andare a guardarlo. Qualcuno mi può dire, allora è un file zip, lo possiamo decomprimere. È certo che si può decomprimere. E infatti adesso io vado al computer e ve lo mostro. Eccoci qua, pinguini. Adesso vi mostro come un file docx in realtà è semplicemente un file zip. Allora, io qua ho preparato un file Word. Adesso lo apriamo e vedete che è semplicemente un file Word con un'immagine e del testo riempitivo. In realtà l'ho riempito con del lorem ipsum. Per chi non sapesse cos'è lorem ipsum, è semplicemente un testo casuale scritto in latino che si usa come riempitivo. C'è un sito, basta scrivere su Google, generate il numero di parole o paragrafi che volete e poi lo utilizzate dove vi serve. In questo caso l'ho utilizzato in questo documento. Ho voluto mettere apposta il carattere Comic Sans perché so che a molti non piace, allora perché non usarlo? E ho messo anche un'immaginetta che è semplicemente la thumbnail del nostro canale. Ok, perfetto. Questo è il nostro, diciamo, documento. Lo chiudiamo. Ora, per fare, diciamo, la magia, lo scompattiamo. E, su Mac, non so per quale motivo, se uso l'unzipper da interfaccia grafica, non funziona. Mi pare di averlo fatto su Windows e funziona tranquillamente. Però utilizziamo semplicemente quello da riga di comando. Mia riga di comando, faccio ls, vediamo che il file è sempre quello. Facciamo un altro ls-lh, così vediamo che il file è esattamente lo stesso. È stato creato il 1657, vedete qua, 1657. Un file di 42 kb, poi mi dà 43 kb. Non so perché mi dà questi diversi valori. Per convincermi che questo file è lo stesso che vediamo là, posso semplicemente fare open e scrivo lorem ipsum. Ecco, come potete ben vedere, mi apre sempre Word. Allora, scompattiamolo. Vedete? Qua. Questi sono tutti i file che ci sono all'interno. E come potete ben vedere, qua ci sono tanti file e cartelle. Alcuni sono, diciamo, delle impostazioni. Il documento principale, se non ricordo male, dovrebbe essere appunto su questo file document.xml. Infatti, se noi lo apriamo, che utilizzo Sublime per aprirlo, vediamo che è semplicemente un file XML in cui qua c'è scritto lorem ipsum, esattamente il mio documento. E da qualche parte ci dovrebbe essere il riferimento all'immagine che avevo messo, no? Andiamo a vedere dov'è l'immagine. Ah, qua. C'è picture one. E adesso vediamo dove questa immagine è stata messa. Credo che sia nella cartella media. È esatto, qui c'è la nostra immagine. Hai visto? E la stessa cosa ovviamente vale per il PowerPoint. Benissimo. Adesso, pinguini, torniamo al video principale. Eccoci ritornati. Ora la domanda che vi pongo è la seguente. Voi sapevate che un file di Word, Excel o PowerPoint, in realtà, nel profondo del loro cuore,
non erano altre che The File Zip. Raccontatemi la vostra esperienza nei commenti. E prima di lasciarci, vi ricordo come al solito di lasciare un like e di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Quindi, pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!